Salve a tutti e ben ritrovati a Uno Sguardo alle Stelle. È una settimana specialissima questa, il grande Saturno cambia finalmente posizione zodiacale, dalla Bilancia transita in Scorpione. Il famoso Saturno contro, Saturno a favore, cambierà da segno a segno. Vediamo i 12 come se la caveranno. Ariete. Finalmente siete liberi, l'opposizione di Saturno contro è finalmente finita, dopo ben 3 anni, adesso siete liberissimi di nuovo di agire, di fare, di conquistare, di amare e soprattutto di riprendervi la vostra posizione di capo dello zodiaco. Questa settimana in particolare godrete di molti appoggi anche dai pianeti veloci, un piccolo viaggio d'affari o comunque un riassetto delle dinamiche familiari ed emotive ed affettive sarà la dominante di questi giorni. In bocca al lupo! Toro. Il cielo zodiacale del Toro inizia questa settimana con la Luna, ma anche con la nuova posizione di Saturno contro. Dalla posizione Scorpione Saturno tocca a voi. Vedete, questi 3 anni saranno un periodo di razionalizzazione, dove non potrete fare a meno di analizzare tutti i motivi della vostra vita in una maniera molto più lucida e molto più concreta. Eliminerete tutto ciò che non vi serve più. C'è anche una specie di retroazione emotiva che vi fa sentire un po' nostalgici e un po' dimentichi di una fase delle vostre esistenze un pochino più facile e gloriosa. Adesso dovrete ricercare un senso, ma ci riuscirete col vostro pragmatismo assolutamente oggettivo e razionale. Gemelli. Finisce l'appoggio di un Saturno in trigono. Per molti di voi saranno dei cambiamenti che riguarderanno il lavoro prima di tutto. Sarete più liberi di spaziare in tutte le direzioni che volete. Non avete nessuna ancora, nessun vincolo, nessun fermo e adesso siete anche più felici di sondare delle nuove direzioni che per paura o per senso di sicurezza finora non avete provato a sondare. Cercate quindi di essere avventurieri, sagaci, disponibili, aperti. Rapporti sociali, soprattutto questa settimana, avranno una forte rilevanza. Gli amici, vecchi e nuovi, vi aiuteranno anche a valutare nuove direzioni di investimento economico, lavorativo ed affettivo. Cancro. Il cielo del Cancro è anch'esso liberato dall'odiosa quadratura che per 3 anni vi ha fatto sentire bloccati, soprattutto emotivamente e sentimentalmente. Una serie di timidezze, una serie di solitudini che avvertivate profonde dentro il vostro animo, adesso hanno finito di vessarvi. Siete liberi di amare, di gioire e di andare. L'effetto della quadratura finita si libererà forse in un momento di eccessi momentanei che vi aiuteranno però a prendere coscienza di chi siete veramente e cosa desiderate per il vostro futuro. La vostra è una posizione forte, determinata, stranamente. Non è tipico del vostro segno essere imperiosi, ma vi comporterete per qualche mese così, tenendo ben presente l'obiettivo e come arrivarci pur non muovendo quasi nulla. Leone. Il cielo del Leone promette qualche difficoltà in più. Saturno adesso si pone nella condizione di quadratura. Saranno molto di meno gli ambiti in cui potrete muovervi, ma saranno decisi e scelti in maniera molto più logica, razionale, fattiva e oggettiva. I vostri campi si restringono, ma ne guadagnano in qualità, proprio perché adesso sarà utile valutare bene quali sono le condizioni migliori per sviluppare progetti in campo lavorativo, assestamenti in campo economico e soprattutto, una buona volta, decidervi in amore quale direzione volete coltivare. Sono stati dei mesi molto passionali per voi e molto densi di stimoli e soprattutto condizionati da uno stress imperante. Adesso però tutto avrà una forma riconoscibile, gli impegni non saranno a ventaglio e non vi esauriranno con la loro disparata richiesta di energia. Adesso concentratevi su un punto e seguitelo. Vergine. Il cielo della Vergine respira anch'esso un po' di più. Adesso godo di un bel sestile con Saturno, quindi si razionalizzerà e si aggiusterà soprattutto la dinamica lavorativa ed oggettiva. Sentimentalmente invece ancora un po' di confusione. Queste saranno settimane, soprattutto a cominciare proprio dalla prima di ottobre, in cui potrete sollazzarvi letteralmente nelle gioie dell'amore. Non fate però su queste versante dei progetti a lunga scadenza perché potreste pentirvene. Concentratevi invece sul momento, cercate di godere dell'attimo in maniera gioiosa e spensierata come non avete potuto fare negli ultimi anni.
Bilancia. Il cielo della Bilancia finalmente si libera dalla presenza ingombrantissima di Saturno. Facendo un bilancio, questi 3 anni non sono poi andati così male. Sicuramente avete investito in maniera diversissima nella vostra vita. Faticosamente, non v'è dubbio, ma sicuramente tutto ciò che rimane adesso dopo il transito di Saturno è quello che non vi abbandonerà più per tutto il resto della vita. Pensateci bene allora, cosa volete costruire sulla vostra base nuova? Sicuramente l'amore, che sembra, grazie anche all'influsso planetario, ridistribuirsi in una maniera molto migliore nell'economia della vostra vita. Il lavoro promette grandi successi, molti sono già arrivati in queste settimane, ma non è ancora finita. Adesso siete più liberi, più leggeri, chiamate gli amici, divertitevi e rilassatevi. Scorpione, è il vostro momento. Saturno entra nei vostri gradi. È un momento molto particolare proprio perché la combinazione analogica del vostro segno e del pianeta della razionalità si traduce come la più grande forma di economia e di alta finanza. Vedete, adesso gli astri propongono di diventare qualcosa di grande, di unico, di forte, di solido. Lo Scorpione potrà varare 1000 progetti in cui si sentirà assolutamente il più grande e il numero uno. Tutto quello che toccherete diventerà oro, si concretizzerà, si razionalizzerà e anche in amore getterete le basi per una convivenza felice, per un matrimonio a lunga durata. Dunque adesso siete nelle vostre mani, inventate il vostro progetto e cercate di realizzarlo, vedrete che vi porterà sicuramente ai vertici. Sagittario. Il cielo sagittariano torna a essere quello più spirituale in senso assoluto. Lo Sagittario è uno sciamano che conosce bene i segreti che legano l'uomo alla natura e finalmente la razionalizzazione di Saturno in 12ª casa fa fondare le radici della vostra analisi nel più profondo del vostro io. Dovete seguire la vostra strada, cercate di capire cosa vuole il vostro cuore e il profondo della vostra anima e di andare al galoppo istintivamente verso quella direzione. Sarà soprattutto il lavoro a darvi delle sorprese assolutamente inaspettate. Costruirete pian piano il vostro avvenire andando assolutamente per istinto. Questa settimana in particolare amici ed amori vi fanno sentire decisamente meglio. Questa settimana amore e affetti saranno tutti dalla vostra parte. L'incentivo positivo che vi daranno tutte queste direzioni vi darà una strana sensazione di benessere che proseguirà a lungo. Amate ed amatevi e soprattutto non voltatevi indietro. Capricorno, bellissime notizie per il vostro segno zodiacale. Il vostro nume tutelare Saturno finalmente torna a essere vostro amico. È l'età della ragione, l'età della razionalizzazione ed è anche in zona Cesarini nelle ultime settimane che vi siete resi conto che finalmente le cose sono ricominciate a girare in maniera opportuna. Questa settimana è particolarmente interessato l'ambito familiare, l'ambito aziendale, l'ambito lavorativo. Economia e successi sono assolutamente, grazie a un faticosissimo lavoro degli ultimi mesi, portati a compimento. È tutto molto positivo. Adesso però vi dovrete concentrare su affetti e famiglia. Vedrete che tutto andrà benissimo. E soprattutto la cooperazione e la collaborazione con amici e familiari che avete portato avanti in quest'ultimo periodo vi darà un'ulteriore soddisfazione nei mesi a venire. In bocca al lupo! Acquario. Comincia per voi una quadratura di Saturno, senza colpo ferire pare, perché Saturno in questa posizione vi obbligherà finalmente a scendere un poco i piedi per terra e a razionalizzare bene le direzioni lavorative che promettono invece tanto. Per tutto il 2012 e 2013 avete sicuramente Giove dalla vostra, quindi l'economia si riprende e non sarà un problema, ma saranno importantissime le scelte lavorative. Proprio questa settimana arriva una notizia importantissima da parte di un amico che rimaneggia completamente il senso della vostra professionalità in termini applicativi. Cercate di saper gestire bene il passaggio zodiacale che vi aspetta e cogliete al volo un'occasione che, anche se non vi sembra l'America, potrebbe anche diventarlo. In bocca al lupo e tenete gli occhi aperti, concentratevi sul lavoro. In amore? Beh, per adesso state facendo strage, calmatevi un po'. Pesci. Il cielo dei pesci sta finalmente ricevendo un aiuto consistente dagli astri. Tutta quella confusione, tutto quel senso di inconcretezza, tutte quelle direzioni aperte di cui però non si aveva la sensazione che qualcuno in particolare andasse per il verso giusto, stanno finalmente razionalizzandosi e il grande Saturno vi darà un assist incredibile nello zodiaco col suo bel trigono
che vi farà cementare unioni matrimoniali, affettive, passionali e sensuali incredibilmente valide per il futuro. Ed inoltre il lavoro propone anche una solidità tale che potrete pure pensare di investire a lunga gittata nel vostro futuro. Cercate bene di capire qual è il senso delle rivoluzioni degli astri e soprattutto qual è la direzione in cui protendere maggiormente per assicurarvi un futuro sereno, solido ed esente dai colpi di scena che il destino potrebbe riservarvi. In bocca al lupo. Grazie per avermi ascoltato, vi rinnovo il nostro settimanale appuntamento con uno sguardo alle stelle e ci vediamo quotidianamente su www.mioroscopo.it.